Buongiorno a tutti gli ospiti della conferenza europea del coworking. Questo breve video per presentarvi lo spazio di coworking di Beta Group che si trova a Bruxelles. Dunque benvenuti, vi accompagnano in questo breve tour. Cominciamo da uno spazio che chiamiamo la cafeteria, è uno spazio con dei tavoli, delle sedie, c'è una piccola cucina disponibile per cucinare, per preparare caffè, tè, tutto quello che si vuole, per una pausa piacevole dal lavoro. Qui abbiamo anche una piccola sala riunioni in cui ospitiamo alcuni eventi, alcuni ospiti che ci parlano dei propri progetti, ma non è l'unica, ce ne sono tante altre. Qui alla mia sinistra potete ammirare la prima delle tre sale che compongono il coworking. Oggi non ci sono tantissime persone perché è un giorno di festa qui in Belgio, ma normalmente questa è anche la sala più rumorosa, in cui è anche più difficile concentrarsi perché si chiacchiera molto più che lavorare. Proseguiamo con la seconda. Abbiamo tanti membri interessanti, il coworking è aperto a tutti, non solo agli imprenditori nel campo di internet e del web, ma abbiamo numerosi esperti, ad esempio dei traduttori, dei consulenti, chi si occupa di energia, degli architetti, insomma ce n'è per tutti. Questa è la seconda sala. In ciascuna sala si può preparare il caffè, il tè. Uno dei membri più simpatici, Gilbert, salutiamo. Ciao a tutti. Ora vi presento la terza sala, che è in via di equipaggiamento. La stiamo preparando per accogliere nuovi membri. Ci sono delle piante, c'è il caffè, c'è l'unico membro per il momento che è Laurent, che è un architetto. Potete ammirare poi il resto del grande centro. Qui abbiamo delle sale riunioni per tutti i membri, di diverse grandezze. Uno spazio davvero interessante in cui non ci si annoia mai, in particolare in questa stanza che adesso vi mostrerò, che si chiama la Siesta Room. In cui è possibile giocare a ping pong, giocare a biliardino, leggere, riposarsi, dormire, fare quello che si vuole, in un ambiente sempre molto rilassante e divertente. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di vedervi presto dal vivo qui a Bruxelles. Grazie.